Giovedì 20, presso l'aula consiliare di Avetrana, l'amministrazione comunale ha voluto omaggiare Giuliano Cosimo per aver raggiunto 100 anni. Giuliano Cosimo ha visto percorrere durante la sua vita differenti accadimenti storici, dalla spagnola alla seconda guerra mondiale alla pandemia di coronavirus. Lui si è trovato a vivere tre ere, praticamente lui ha vissuto con la spagnola, con l'altra epidemia dell'anno 1921, si è trovato con la spagnola, poi si è trovato con la seconda guerra mondiale e poi con il Covid-19, cioè praticamente ha vissuto tre ere, sì. Lui ha vissuto una vita comunque serena, con una grande fede cristiana, dedito sempre alla famiglia, è stato un grande agricoltore, padre di tre figli, di Giovanni, Lucia e Antonietta, e poi di tanti nipoti. Per me è un onore questa sera festeggiare i 100 anni del signor Giuliano. Io personalmente con lui ne ho festeggiate altre due, che lo voglio ricordare. Questa sera era il nonno Copertino, se ve lo ricordate, Nardelli, e per quanto riguarda la nonna Neglia in via Solferino, per cui è il terzo che festeggio, e per la cittadinanza di Avetrana questa longevità, voglio dire, è preziosa, perché per un attimo ci fa tornare indietro, per dire che questi uomini hanno sofferto, questi uomini hanno combattuto, questi uomini, come diceva l'assessore Manna, hanno superato tre guerre, la prima, la seconda, il Covid-19, la terza. Lo vediamo qui. Io gli faccio i miei migliori auguri al nonno. Durante la serata l'amministrazione l'ha onorato con un attestato e una targa per il raggiungimento dei suoi 100 anni.